Nessuno può fermare ciò che Dio ha dichiarato. Oggi continuiamo il nostro studio su Geremia 29:11. La Bibbia dice: «Poiché io conosco i piani che ho per voi», dichiara il Signore. «Piani per farvi prosperare e non farvi del male. Piani per darvi speranza e un futuro». Geremia 29:11. Oggi ti invito a lasciare che queste parole ti tocchino il cuore. Figlio mio, ho un piano per la tua vita. Tutto quello che ho detto, le promesse che ti ho fatto, i sogni che ho dichiarato su di te, quello che ho detto su di te, tutto questo si realizzerà. Sì, ho pianificato tutto in anticipo per te. Ho già provveduto a tutto quello che dovrai affrontare: avversità, malattia, necessità finanziarie. Nessuno può cancellare o distruggere ciò che ho dichiarato. Puoi andare avanti. Non ti abbandonerò. Ti camminerò accanto fino alla fine. Sono un passo avanti a te. Io ti precedo. La strada che stai per prendere l'ho già percorsa. Ho spianato tutte le montagne e ho superato ogni ostacolo. Puoi fidarti di me. Geremia 29:11. La mia preghiera per te oggi è che tu possa renderti pienamente conto di questo. Nessuno può fermare ciò che Dio ha dichiarato. E se ci prendessimo un momento per pregare e dichiarare che Dio agirà e si muoverà? Padre, grazie a te che sono tuo. La mia vita appartiene a te. È un grande valore. Grazie che il tuo piano perfetto per la mia vita si sta realizzando. Credo che tutto si stia allineando per la mia crescita e la realizzazione della tua volontà nella mia vita. Sì, ciò che hai detto con la tua bocca, la tua mano compie. Quello che hai dichiarato, nessuno può fermarlo. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.